Nella puntata di lunedì 4 luglio i Lucchetti, campioni in carica di reazione a catena, hanno sfidato i 5 minuti. I Lucchetti alla fine hanno avuto la meglio. La squadra ha infatti vinto l'intesa vincente, prima dell'ultima catena. Così si è confermata campione la squadra campione in carica, composta da Jacopo, Alessandro e Michele. La squadra è arrivata alla fase finale del gioco di Pino in segno con un ricco montepremi di 139.000 euro. Dopo vari smezzamenti il montepremi però è sceso a 4.344 euro. All'ultima parola il trio aveva il termine fiore, e in mezzo invece una parola che iniziava con na e terminava con o. Indecisi, i campioni in carica hanno deciso di acquistare il terzo elemento, giocando così per 2.172 euro. La terza parola era specchio, e quella giusta era invece narciso. I campioni sono riusciti alla fine ad indovinarla, aggiudicandosi così il montepremi. Sui social però come sempre le polemiche. Un fatto normale, ma andiamo a vedere perché. I Lucchetti infatti hanno confessato di non conoscere il mito di Narciso. Non sanno neanche chi sia Narciso. Il nulla cosmico, scrivono su X. E su X un altro scrive, non riescono ad abbinare carrozza, zucca a Cenerentola, non conoscono la leggenda di Narciso. E ancora un altro, forse il più duro, non conoscono né Cenerentola né la mitologia. Ma che studiano questi? Come ogni puntata non mancano le solite polemiche. Ormai ci siamo abituati. Iscriviti e attiva la campanella.